Ciao bambini, come va? State bene? Oggi è proprio una giornata speciale. Siamo venuti a raccontarvi una storia, una favola musicale. È la storia di un bambino, di un viaggio, due gatti e un sasso rotondo. Siete curiosi? Sapete come inizia? Come in tutte le storie del mondo. C'era una volta, allora, Tommaso, un bimbo simpatico col nasino a patata, che aveva due gatti, Pinolo e Gomito, e abitava col nonno in una casa isolata. Non c'erano i soldi per i libri di scuola, né per i giocattoli o le medicine. Vivevano quindi dei frutti dell'orto. Tutti i giorni dell'anno, sempre solo zucchine. Pinolo, sveglia! Ma stavo zitto, Gomito, lo sta zittino da bravo, che c'ho sonno. Ma lei è importante, mischero d'un gatto, tu lo senti? Poi io sento che dormivo proprio benino, e poi con questa bella musichina sotto. Ma che musichina è musichina? È la storia di Tommaso, e la racconta Odesto Diego Brutto con gli occhiali. E basta? Piuttosto, senti qui. Tommaso s'avviò verso la sera, mentre il sole diventava... Una zuppiera? Una zuppiera, oi che c'entra? Allora una pancera. Ma che segrullo, una pancera. Fa rima, no? Preferisci una dentiera, una pera, una corriera? Una chimera, ecco la parola. Ma che cos'è una chimera? Non lo so, però senti come suona bene. Tommaso s'avviò verso la sera, mentre il sole diventava una chimera. Bello, ti piace? Beh. E allora va avanti te se tu sei buono, forza. Secondo me è meglio se la racconta lui e con la musichina sotto. Va bene, dove sei arrivati? E cammina. Cammina, cammini che? Cammina. E cammina nel bosco buio e fitto. La panna al cioccolato. E Tommaso corri, si lasciò alle spalle quella città strana, si fermò in un prato illuminato da una luna pallida e lontana. Era stanco e spaventato, vorrei veder voi se vi parlasse un sasso. Vide i tetti neri con le antenne, speranzoso fece il primo passo. E lottano e cadono e gridano e scappano e fingono e mentono e chiedono e ottengono e amano e stringono e guardano e baciano e vendono e comprano e spendono e spandono e sorridono e sorridono e sorridono. Male, ma almeno non era solo. Altro che solo, c'era pieno di bambini, tutti incarcerati perché gli garbava di giocare a palla o con le mamme. E anche un sacco di adulti, mica a tutti piace fare la guerra, E il sasso magico non era? È il recinto dei cani. E chi li poteva andare a prendere? Solo noi due. E siamo gatti, Beh, che lo sanno che siamo gatti. No, è che cani e gatti non è che si va proprio d'accordo, Lo sanno! Anzi, cani, quando vedono un gatto? Ma lo sanno! E allora non parlo più! Bravino, che c'ho una storia da raccontare. Facciamo così. Chiudete tutti gli occhi. Senza imbrogliare. Tutti belli chiusi. Adesso immaginate un drago serpente arcobaleno che vola alto nel cielo con Tommaso
Pinolo, Gomitolo e tutti gli altri attaccati alla coda. Li vedete? Ecco, la fine della storia ve la racconta la musica.